Real Città di Paternò rullo compressore. In quel di Siracusa arriva l'ottava vittoria esterna, la 14ª stagionale. Gli uomini di Mister e la Rosa hanno costruito più della metà del proprio bottino lontano dalle muramiche, con un solo pareggio da annoverare tra le trasferte, tutte vincenti. Il Paternò, decimato da 3 squalificati e un infortunato, riesce comunque ad imporsi, schierando tra i pali Rosiglione, sugli esterni di difesa Laurie e Balsamo, coppia centrale Campanella e D'Arrigo, playmaker e Caruso affiancato da Guarnera e Minutola. Nel tridente carbonaro punta centrale sugli esterni Garrasi e Piemonte. I padroni di casa di Mister Bonarrivo rispondono con l'estremo difensore Cerruto, in difesa Riela e Pasqualicchio esterni, Saraceno e Buongiorno centrali, a centrocampo Fusca, Dadi, Messina, in avanti Carrabino, Linares e Garofalo. Partenza, via, e la partita si mette già sulla giusta via. Al secondo minuto Carbonaro sblocca il risultato. In volata uno contro uno e con un preciso piatto interno il numero 9 non sbaglia la prima occasione. Poco dopo cerca il raddoppio Minutola con un tiro dalla distanza poco preciso. Il Belvedere prova ad impensierire il Paternò solo una volta prima della fine del primo tempo, con una palla che attraversa tutta l'area di rigore per poi essere calciata alta. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1. Nella ripresa ritmi ancora alti. Il pareggio momentaneo del Belvedere arriva al 56esimo con un diagonale di Matteo Garofalo. Prova a chiudere il match il Paternò, punizione di Caruso pennellata sulla testa di D'Arrigo. Bravo nell'inserimento da dietro, ma la palla si spegne fuori. 8 minuti più tardi Carbonaro su propria iniziativa conquista un corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Caruso, D'Arrigo mette a segno il gol che vale il vantaggio. L'ex Pedara San Pio X e Biancavilla regala così l'ennesima gioia in campionato al Paternò. I padroni di casa provano invano in 2 occasioni, sempre grazie a Garofalo, a riaprire il match, ma il Paternò a finire in crescendo. Presunto fallo da rigore prima, male interpretato dal direttore di gara, e gol dell'1-3 negato poi a Carbonaro, la cui doppietta viene negata da un estremo salvataggio sulla linea di porta. Gara ben giocata dagli 11 rossazzurri, altra grande prova di maturità superata da tutti a pieni voti. La corsa al primo posto continua, una squadra così a poco, quasi nulla da temere e piuttosto tanta paura da fare a tutte le dirette concorrenti. Sì, oggi è stato molto molto difficile contro una squadra molto molto buona. Siamo riusciti a riportarti in vantaggio dopo il loro pareggio. È stata una partita di battaglia, palla su palla, e poi devo dire siamo riusciti anche a difenderci bene. Purtroppo non abbiamo trovato il gol in ripartenza, neanche la giocata precisa, a parte l'occasione del gol non gol, però insomma, per cercare di alimentare questa rincorsa era indispensabile vincere anche oggi. Infatti 2-1 recita il risultato, con un gol fantasma. Vittoria anche con diverse assenze, la squadra ha saputo reagire bene. Sì, beh, sul gol fantasma è difficile, insomma, io non sto andando alla panchina, non lo so se è gol o no, e quindi è difficile anche per loro stabilire se era gol o meno. Sì, abbiamo 3 squalificati, però insomma il gruppo è ampio e forte, quindi diciamo non ha inciso sia se abbiamo vinto sia qualora non l'avessimo fatto. La squadra è pronta al prossimo Tour de Force, c'è il recupero di domenica scorsa che mercoledì non si è giocato, c'è la Coppa Italia contro il Calatabiano e poi soprattutto i 2 big match con Atletico Catania e Siracusa, entrambi fuori casa. Sì, diciamo che giochiamo ogni 3 giorni adesso, ma sicuramente siamo pronti. Non bisogna fare progetti, tabelle, perché poi se pensi alla partita di Ragusa o quella di Atletico Catania e non le vinci, hanno un significato diverso. Mercoledì affrontiamo una squadra come Marina di Ragusa che all'andata ci ha messo in grandissima difficoltà, e vediamo insomma di recuperare le forze e cercare di prepararla al meglio. Quindi si ragiona partita per partita? Per forza, perché poi i 90 minuti li devi affrontare tutte le volte, ed è anche un campionato in cui se non vinci rischi di perdere il treno. No, la squadra ha giocato bene in un campo difficilissimo, stretto, dove qui nessuno delle prime 5 ha fatto bottino pieno,
tranne noi. Ricordiamo, prima di oggi avevano una sola sconfitta tra le mura amiche. Sì, sì, solo una sconfitta e non di quelle che stanno avanti o dietro di noi. Niente, il campo è molto stretto, quindi difficile da giocare qui. Loro sono abituati, sì è vero, hanno giocato mercoledì, quindi avevano più fatica nelle gambe. Diciamo che ce l'abbiamo fatta. Però la squadra ha lottato, ne ha fatti due, forse tre. Sì, sì, tre, perché il gol di Carbonaro secondo me è entrata, poi vedremo dalle immagini, ma secondo me la palla era dentro. Ma c'è solo da elogiare questi ragazzi. Sopra 9 partite fuori casa abbiamo fatto 25 punti, no, non sono pochi. Mister La Rosa ha detto da ora in poi dobbiamo ragionare partita per partita, soprattutto in vista del Tour de Force che aspetta la squadra. Sì, intanto cerchiamo di fare questi 6 punti ora in casa. Mercoledì con recupero con il Maria di Ragusa, che è la squadra che mi è piaciuta di più nel girone d'andata, cioè contro di noi. E poi con il Mascalucia, che non sarà facile perché ce la metteranno tutta per salvarsi. E poi ci inizia questo tour de force tra Coppa, Ragusa, Atletico, e quindi dobbiamo arrivarci nei migliori dei modi in classifica. Si sta lavorando in qualche modo alla sostituzione di Daidone, che ha finito la stagione probabilmente? No, perché Daidone non ha finito la stagione, rientra appena prima di Mascalucia, perché la frattura è composta. Quindi appena saputo la notizia, questa bella notizia di Daidone, non ho cercato più nessuno, perché noi facciamo molto affidamento su Ciccio per oggi e per il futuro. Facciamo gli auguri al ragazzo allora. Tanti auguri Ciccio.